va su Facebook. Sì, proprio presentazione e basta. Dove si... E adesso dovrebbe apparire qua. Ok, siamo ah, questo. Uh-huh. Scusi, siamo in diretta. Iniziano oggi le prove di trasmissione in diretta dell'Alghero TG Express e iniziano proprio da qui, dal chiostro di San Francesco, dove proprio oggi viene inaugurato il Coral Coast Film Festival. Si tratta del festival del cinema italiano ad Alghero, organizzato da Vista Lenta Factory. 12 nuove assunzioni sono previste alla Fondazione Meta. Tra queste abbiamo diverse figure professionali, tra cui addetti alle grotte di Nettuno, all'ufficio del turismo ed anche alla ragioneria. Selezioni fissate non oltre il 20 maggio. Questa sera alle 20.30 Piazza Suris ospiterà il concerto di Claudia Crabuzza, artista algherese che presenterà il suo nuovo CD Come un soldat, presentato già al premio Tenco. A seguire, fiaccolata organizzata per ricordare i 72 anni dalla liberazione dell'Italia dalla brutta pagina del nazifascismo. Si prospetta un maggio all'insegna dello sport per Alghero. Mentre la città si tinge di rosa per la partenza del Giro d'Italia in programma venerdì 5 maggio, mercoledì mattina, nella sala conferenze dell'Ucualtè, è in programma la presentazione dei campionati del mondo di tennis in carrozzina. Presenti all'evento il sindaco di Alghero Mario Bruno, il vice sindaco Antonello Usai e, tra gli altri, l'organizzatore della manifestazione Alberto Corradi. E per oggi Alghero TG Express vi saluta e vi dà appuntamento proprio a mercoledì alle ore 10.30, quando andrà in onda in diretta la conferenza stampa del Mondiale di Tennis in Carrozzina.